L'uomo che sapeva della scolopendola gigante. Nadim si svegliò e si alzò dal letto verso la metà della notte. Gli succedeva spesso. Talvolta aveva sete, talvolta bisogno di urinare. La seconda eventualità era diventata più frequente con l'età. Quella notte entrò in cucina, accese la luce, e non subito, ma dopo qualche secondo, scorse qualcosa di nero muoversi sul pavimento. Guardò meglio e distinse la sagoma di un animale vermiforme, segmentato, con molte paia di zampe. Sembrava una scolopendola, ma aveva la lunghezza di un gatto. Nadim si ritrasse indietro, sorpreso e allarmato. Non poteva esistere una scolopendola di quelle dimensioni. Inoltre, in tanti anni, mai gli era entrata in casa una scolopendola, tutt'al più qualche piccolo scarafaggio, di quelli che infestano a volte le cantine delle case di città. Prima che la sorpresa di Vladimir potesse trasformarsi in vera e propria paura, l'animale corse velocemente verso la porta finestra del balconcino, che era socchiusa, e svanì nella notte. Vladimir si affacciò, osservò il muro del palazzo, lungo il quale la scolopendola gigante stava forse scendendo, ma non vide più nulla. Beve un bicchiere d'acqua, cioè fece la cosa che era andato a fare in cucina, e tornò in camera agitato. Gli pareva di essere bene sveglio, di non aver avuto un'allucinazione. L'animale c'era stato, aveva l'aspetto di una gigantesca scolopendola, e all'accendersi della luce era fuggito veloce, proprio come fanno gli scarafaggi. La sua sagoma era rimasta ben impressa nella memoria visiva di Vladim. Pensò a che cosa poteva fare. Chiamare la polizia, chiamare un amico, raccontare quello che aveva visto nel cuore della notte nella propria cucina. All'idea di parlare con qualcuno si sentì invadere da una grande stanchezza. Dire, spiegare e probabilmente non essere creduto. Una desolata, fastidiosa spossatezza gli toglieva la voglia e l'energia. Per tutta la vita, Vladim aveva sostenuto certe sue personalissime idee sulla vita, sulle relazioni, sull'amore, sul mondo, idee in cui lui credeva profondamente, ma che nessuno mai prendeva sul serio. Era abituato a non essere preso sul serio e talvolta si incaponiva, si appassionava a sostenere le sue tesi impossibili, quasi si divertiva nello scontro con l'indifferenza o con lo scherno. Ma sulla soglia della vecchiaia si sentiva ormai stanco. Verificò che tutte le porte e finestre fossero ben chiuse e si rimise a letto. Avrebbe deciso l'indomani se raccontare o no ciò che era accaduto. Quasi con sorpresa si accorse che l'agitazione passava, che subentrava una pacata rilassatezza. Tornò a letto e si addormentò. L'indomani decise con facilità che non avrebbe raccontato niente a nessuno. Se la gente non prendeva sul serio le sue idee, che erano serie e fondate, figuriamoci una scolopendola gigante, tutti avrebbero riso di lui. Perché sottoporsi a una tale gogna? Era stanco. Senza nessun rimorso, stabilì definitivamente che l'animale sgusciato via dalla sua cucina sarebbe rimasto un segreto. Passarono 2 mesi e mezzo, forse 3. Sulle pagine dei giornali, sui siti, nei blog, cominciarono a circolare strane notizie, prima frammentarie, poi più articolate. Parlavano dell'invasione di un pericolosissimo animale sconosciuto che si riproduceva a una velocità incontrollabile. L'animale aveva l'aspetto di una scolopendola gigante. Le fonti ufficiali prima smentirono, poi furono costrette ad ammettere qualcosa e infine a dichiarare che sì, era in corso un'invasione pericolosa di animali non identificati, simili a grandi scolopendole. Nelle trasmissioni televisive gli esperti mettevano l'accento sul ritmo di riproduzione dell'animale, che si moltiplicava in modo esponenziale. Calcolando dal numero presunto di esemplari oggi, spiegò un biologo, possiamo immaginare che i primi focolai risalgano a 3 mesi fa. Se li avessimo scoperti, forse avremmo potuto stroncarli sul nascere. Ora probabilmente è troppo tardi.
Un entomologo spiegò che l'animale aveva la struttura di un insetto. La forza dell'insetto sta nella sua semplicità, nell'assenza di sistemi complessi respiratori e circolatori. Ma tale semplicità funziona sull'organismo di piccole dimensioni, così che le parti interne possano ossigenarsi in presa diretta, senza un vero cuore né veri polmoni, e sotto la direzione di un cervello rudimentale. Come poteva un meccanismo così elementare essersi adattato alle dimensioni della scolopendra gigante? Questo era il mistero, questa era la minaccia principale. Un animale più grosso di un gatto, ma con la resistenza di uno scarafaggio, è invincibile, sovverte l'ordine della natura. Le scolopendre giganti non sembravano velenose e non erano nemmeno aggressive, ma avrebbero rapidamente sommerso e distrutto il pianeta con il loro stesso numero, come un'immensa marea nera brulicante di zampe. Poi, forse, si sarebbero a loro volta estinte per mancanza di nutrimento, ma a quel punto per l'umanità sarebbe stato troppo tardi. Le notizie, gli studi, i dibattiti si mescolavano alle fantasie e alle bugie. I religiosi parlavano di castigo divino per i peccati di donne e uomini. Altri sostenevano che era stato l'inquinamento a generare i mostri, benché non fosse chiaro il modo. Gli esperti, nelle riunioni segrete, ipotizzavano una possibile salvezza per piccoli gruppi selezionati di umani, da rinchiudere in bunker sotterranei con acqua e provviste per un lungo periodo, in attesa che le scolopendre giganti completassero il loro ciclo di invasione totale e poi estinzione per sovrappopolazione. Ma questo non lo si poteva dire agli 8 miliardi di abitanti del pianeta, destinati a soffocare in un oceano di mostruosi insetti. Nadim se ne stava in casa a sentire le notizie. Meditava in particolare su quel fatto che, se scoperte 2 o 3 mesi prima, forse le scolopendre si sarebbero potute fermare, annientare in tempo. Chissà se era vero. Vladimir era stanco, non sentiva remorso per essere rimasto in silenzio, tanto non l'avrebbero preso sul serio, era abituato. Andò in cucina a prepararsi qualcosa per cena. Il pavimento, per il momento, era sgombro e pulito. Il titolo è La Venere degli stracci. La sala è già piena, non posso sedermi nelle prime file. Allora scelgo un posto molto laterale, l'ultima poltroncina a destra, guardando il palco. Da lì potrò alzarmi in piedi e spostarmi contro il muro per fare le mie riprese video dello spettacolo di Burlesque. Da seduto inquadrerei solo le teste degli spettatori davanti a me. So che il mio video amatoriale è gradito alle 2 ragazze che organizzano la serata, dove si esibiranno decine di artiste con diversi stili. E così faccio. Comincio nei primi numeri e mi alzo in piedi, appoggiandomi alla parete per riuscire a tenere più ferma la videocamera. Lo spettacolo è bello e cerco di fare del mio meglio. Ho regolato la distanza fissa sui 10 metri, perché l'automatico, con la poca luce che si alterna al buio, sfocherebbe continuamente. A un certo punto, ma solo a un certo punto, non subito, mi accorgo che dalla mia posizione ho la visuale di un paravento aperto, staccato forse 1 metro dal muro, che dà sullo spazio dietro le quinte, nei segreti che il pubblico non deve conoscere. Non ho nemmeno per un istante la tentazione di puntare lì la videocamera, non mi permetterei mai. Sono un documentatore serio. E ciò che voglio fissare nel mio archivio di ricordi a disposizione della collettività è lo spettacolo, non qualche impropria sbirciatina furtiva. La videocamera no, ma la coda dell'occhio, insomma, alcune cose bene. Tra attaccapanni che reggono sgargianti e succinti abiti di scena, 3 o 4 ragazze si cambiano, restando per qualche attimo serenamente e completamente nude. Bene, sono immagini radiose, semplici, che trasmettono gioia. Una in particolare mi colpisce. In piedi di profilo, un po' cochina su un mucchio di panni colorati, si toglie le mutande, l'unico indumento che indossa,
Probabilmente si toglie le mutande di scena per indossare quelle della vita normale. Il gesto è molto armonioso. Lei è liscia come una statua, è così perfettamente nuda, piegata sui panni colorati, e si trasforma nella Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto che c'è nel Museo di Rimini. Mi dà una sensazione di pace olimpica, di naturalezza vittoriosa. Intendiamoci. Il significato dell'opera di Pistoletto, quello che si trova nei saggi critici, che dicono per lo più che vi si rappresenta la contrapposizione dell'arte classica con il disordine consumistico della vita moderna, poi a me sembra una banale sciocchezza, non c'entra nulla. Io vedo la pura bellezza del corpo femminile alle prese con il gioco variopinto della quotidianità, senza alcuna contrapposizione, mi perdoneranno i critici e lo stesso Pistoletto eventualmente. Dunque mi godo il bell'insieme che dura per un attimo. Sul palco le ragazze seminude danzano in lodevoli elaborate coreografie. Dietro le quinte una ragazza è nuda semplicemente, come fosse in camera sua, accanto a un armadio di colori messi a caso. E spero non dispiace il mio sguardo fuggitivo. Su quel metro di spazio, fra muro e paravento, si poteva forse appendere una tenda, però sarebbe stato un intralcio alle ragazze che entravano e uscivano frequentemente. Trovo giusto non metterla. E poi mica c'era nulla di brutto, cattivo o vergognoso al di là. Solo qualche piccolo riverbero di meraviglia a saperla cogliere.